quanto riguarda lo spogliatoio, diciamo che ho chiarito un po' quelle che sono le mie scelte e che, per quale motivo sono state fatte. Ritengo che sul piano tattico e sul piano tecnico non abbiamo assolutamente sfigurato contro il Messina. La differenza l'ha fatta l'episodio, come al solito e come spesso ci è accaduto sia a Messina sia a Francavilla, dove abbiamo preso gol su palla ferma, e soprattutto a Messina è stato più grave perché l'abbiamo preso su un fallo laterale, 7 persone contro 3 giocatori del Messina. Perché poi l'altra cosa che c'è stato il primo tempo è stato un calcio d'angolo con un colpo di testa alto dell'attaccante Pio Vaccari. Noi abbiamo dominato in lungo e in largo, però purtroppo non siamo stati fortunati, soprattutto il loro portiere è stato bravo in almeno 3 occasioni a dire di no a conclusioni abbastanza importanti avute da parte di Burzio, da parte di Volpe, da parte di Gigi Cuppone. Diciamo che purtroppo è stato un incidente di percorso della quale dobbiamo essere rammaricati, però quello che ho chiesto ai ragazzi è di non fare vittimismo, perché in questo momento non serve fare vittimismo, bisogna rimboccarsi le maniche e soprattutto sapere che se in questo momento la prospettiva è quella di fare i play-out, la dobbiamo fare nella migliore posizione possibile immaginabile, ma che se siamo bravi a mantenere una media punti da 1,50 a 1,75 a partita, possiamo anche eventualmente mettere una distanza fra noi e l'eventuale nostra avversaria tale da non disputare i play-out, perché questo potrebbe essere uno step sulla quale puntare. Per quanto riguarda il Catanzaro, è la migliore difesa del campionato, vive un momento magico, ha una rosa, secondo il mio modesto parere, superiore anche a quella del Bari, perché è una squadra che si permette Biasci e Vasquez davanti con Cianci e Iemmello in retrovia. Penso che ci sono pochi commenti da fare, ha giocatori importanti in ogni ruolo e ricambi importanti in ogni ruolo, però penso che sia l'ideale in questo momento, proprio perché sono quelle partite che non hai nulla da perdere e tutto quello che riusciamo a produrre e a guadagnare con il Catanzaro sarà oro colato per noi. La cosa fondamentale è che sono tutti calciatori quei calciatori che in questo momento non stanno giocando, giustamente sono scontenti, sarebbe grave che non fosse così, perché vuol dire rassegnarsi a un ruolo da comprimari. Però io ho fatto notare che in questo momento qui ho utilizzato già 22 giocatori in due partite, e questo è il significato che stanno giocando un po' tutti e che tutti hanno l'opportunità di dimostrare il loro valore, anzi il rapporto è ancora più rafforzato di prima, anche perché è da notare che insomma nelle 6 partite che hanno fatto con il sottoscritto, mi pare, e questo lo dico con un po' di presunzione, abbiamo fatto più gol e più occasioni da gol che in tutto il campionato. Insomma, non penso di dire un'eresia, perché io ho avuto la fortuna di vedere le partite sia in casa che fuori, tutte, come voi, quindi penso di non dire un'eresia se dico che ce la siamo battuta con tutti, che purtroppo spesso ci hanno condannato gli episodi, ma che è una squadra che ora ha coraggio, che ora ha migliorato la sua autostima e che soprattutto arriva al tiro e al gol con più facilità rispetto al passato. Se vogliamo tirare su solo un elemento, nelle ultime 10 partite della gestione Trocini, insomma, una squadra che non ha raccolto nemmeno un punto fuori casa e che soprattutto ha perso senza mai avere la possibilità, insomma, di lottare per il risultato. Quando riguarda il minutaggio, non era una cosa assolutamente, cioè io ho fatto giocare i giocatori più in forma, prima cosa. Seconda cosa, giocando con Volpe non volevo rinunciare al tridente, sapevo della lentezza della difesa del Messina, per cui ero convinto che potevamo metterli in difficoltà, come è successo il primo tempo soprattutto, con le verticalizzazioni sui nostri 2 esterni d'attacco, verticalizzazioni che non sono state fatte con la dovuta velocità di esecuzione sempre, ma quando l'abbiamo fatta avete visto come ci siamo presentati, perché se è vero che Volpe non è stato molto servito nelle occasioni in cui ha scodellato 2 palloni importanti da sinistra,
verso il centro, che sono state rimpallate, in una addirittura potevamo segnare, c'era anche un rigore su un suo passaggio verso Ricci, così come c'è stato quel tiro importante che il portiere ha parato con due compagni di squadra pronti a prendere l'eventuale ribattuta. Il cambio di Zaccaria era stato un cambio provato e riprovato durante tutta la settimana perché è un giocatore che mi garantiva una certa copertura. Nel momento in cui ha inserito Costa Ferreira, che doveva essere il giocatore che doveva farci fare il salto di qualità con i tiri da fuori area, con l'iniziativa personale, avevo messo un giocatore di quantità che potesse garantire un equilibrio in fase di ripartenze. Questo è stato tutto, ma non era dovuto assolutamente al minutaggio, perché non sono questi i problemi. Posso giocare anche con 5 under, se si allenano meglio dei grandi e stanno più in forma, io li faccio giocare, anche perché voglio dire, non è che con i grandi abbiamo fatto poi questi grandissimi risultati, nel senso che stiamo responsabilizzando tutti nella stessa maniera, perché abbiamo bisogno di tutti. Queste fantasie fatte da qualche fenomeno da tastiera che mi definisce il Van Gaal del Basento, non mi sembra che l'anno scorso, quando non superavamo nemmeno il centrocampo, si metteva a parlare di quello che succedeva quando alla guida del Potenza c'era qualcun altro, insomma. Quindi tutte queste polemiche sterili, in questo momento io lo metterei da parte, perché ripeto, chi poi si autodefinisce tifoso del Potenza, ma spera e aspetta lungo il fiume che succeda qualcosa di grave per poterci stuzzicare, io guarderei bene se effettivamente sono tifosi del Potenza. No, io mi sono messo a disposizione della mia città, ci ho messo la faccia come sempre faccio, pur non avendo fatto io la squadra, e ce la metterò fino alla fine, perché ho detto ai ragazzi che qualsiasi critica, io sarò sempre davanti a loro a prendermela, anche con i miei concittadini, sarò a protezione di loro, perché sono convinto che insieme ci salveremo. Ma guardi, io l'avevo detto già che ci sarebbe stato un turnover, perché giocare ogni 3 giorni diventa difficile, soprattutto in virtù del fatto che noi siamo arrivati anche alle 3 da Messina, quindi abbiamo avuto anche pochissimo tempo per recuperare e le energie nervose, che sono quelle più difficili da recuperare, ma anche le energie fisiche, per cui domani ci sarà l'opportunità per altri di giocare e di dare il loro contributo a questa squadra. E come ho detto prima, il Catanzaro, che è una squadra informissima, chi ha visto le ultime 6 partite del Catanzaro sa che sto parlando di una squadra che in questo momento va sulle ali dell'entusiasmo, gioca bene, non subisce gol e soprattutto ha risucchiato, mi sembra, 6 punti al Bari, e ora si trova a una distanza anche abbastanza corta. È normale che verranno qui con tracotanza per provare a vincere, ma sicuramente chi giocherà darà il massimo, pur sapendo che in questo momento qui incontriamo una squadra in forma, sono convinto che ce la batteremo fino all'ultimo secondo. Ho detto questo, cioè abbiamo perso una partita a Messina dove magari anche un punto sarebbe stato gradito per quello che abbiamo prodotto sul campo. Faremmo salti di gioia per prendere un punto con il Catanzaro. Visto che è saltato il primo punto a Messina, proviamo a vincere col Catanzaro, sapendo che non abbiamo nulla da perdere, perché la partita clou sarà sicuramente sabato. Però ciò non toglie che, se riusciamo a fare un risultato importante domani con il Catanzaro, potremo arrivare alla partita con la Paganese con un entusiasmo maggiore, quindi con maggiore consapevolezza dei propri mezzi. Sono dispiaciuti perché praticamente abbiamo preso gol dal Messina su fallo laterale e non su azione, così come nel secondo gol su una palla persa da noi, vincendo un contrasto su un rimpallo, sono riuscito a fare il secondo gol. C'è la consapevolezza che in effetti gli episodi non ci girano benissimo, ma c'è anche la consapevolezza che riusciamo a produrre azioni da gol e che prima o poi la ruota dovrà girare, ma soprattutto c'è la consapevolezza che nelle 6 partite della mia gestione abbiamo giocato ad armi pari con tutti e siamo riuusciti quasi sempre ad arrivare in zona tiro e impegnare i portieri avversari, mentre prima, consapevolmente, molti portieri non si sono sporcati nemmeno i guanti. Basta ricordare
anche le partite in casa perse contro il Campobasso o altre partite dove in effetti non abbiamo mai impegnato il portiere avversario. Però, come ho detto, in primis chi ci mette la faccia e chi sta a difendere l'operato dei calciatori sarò sempre solamente io, però sicuramente dalla prossima conferenza stampa verrà con me il capitano Ricci, che insieme a me ha il termometro della situazione anche dello spogliatoio e che quindi sarà di aiuto, perché ripeto, in questo momento, al di là di quelle che sono le chiacchiere che vengono fuori, la cosa fondamentale è che tutti quanti facciamo corpo unico, perché abbiamo bisogno dell'aiuto morale e psicologico di tutte le componenti, della stampa, dei tifosi e chiaramente di tutto quello che ruota attorno alla Potenza Calcio. Questo è un patrimonio che non dobbiamo disperdere e da persone mature quali noi siamo in questa città già abbiamo dimostrato in più occasioni che sappiamo ricompattarci e lottare per un unico obiettivo. Mi auguro che questo avvenga sempre e comunque fino alla fine.